Buonasera, ben ritrovati al terzo appuntamento con la settimana dedicata al mondo del volontariato, organizzata in collaborazione con Centro Servizio al Volontariato della provincia di Belluno. Quest'oggi ho il piacere di rincontrare un ospite che ho avuto svariate volte con altra funzione, che era sindaco di Siren del Grappa, che è Loris Scopella, col quale mi congratulo anche perché lo trovo in splendida forma. Sì, dai, abbiamo cercato di occupare questi 3-4 anni cercando anche di camminare in montagna come è lo spirito di Tele Belluno di Cecchella. E già allora eri coinvolto nell'attività di volontariato, della quale parliamo quest'oggi perché c'è questa associazione Tutti in Campo che ti vede presente come referente. Per spiegarci un pochino che cos'è, di cosa si occupa questa associazione. Si occupa, cerca di organizzare, anzi organizza dei laboratori per il lavoro protetto, ma anche di socialità per le persone che hanno dei problemi psicofisici, soprattutto di salute mentale. Convinti però, questo è il concetto molto importante che abbiamo noi tutti i soci, che qualunque attività, purché non competitiva, può agire come contrasto all'inattività fisica e sociale, caratteristica di molte patologie mentali. Quindi le attività che vengono proposte hanno una valenza educativa proprio nel cercare di abbattere quel muro di isolamento che c'è tra le cosiddette persone normodotate e quelle che non sono normodotate, ricreando quel senso di appartenenza, quel senso di solidarietà, quell'entusiasmo e quella gioia di vivere che troppo spesso il disagio personale purtroppo cancella. Sì, c'è da dire che il disagio personale può creare una difficoltà di rapporti con le persone, perché personalmente non si è più in grado di affrontare, ma anche perché gli altri ti rifiutano, hanno timore di avvicinarti. Proprio così, proprio c'è un timore e poche sono anche le persone che hanno una certa sensibilità attorno a te, ma non è che ci siano nessun pericolo, solo che l'approccio è diverso da quelle che sono le persone normali e c'è ancora questa titubanza nel rapporto anche tra persone che non dovrebbero essere tolte, insomma, Ma quando è ecco. iniziata la vostra attività? Quando è nata questa associazione? L'associazione Tutti in Campo è nata ancora nel 2003. L'iniziale, le attività che venivano fatte erano prettamente di tipo sociale, ricreativo e sportivo. In pratica venivano occupate queste persone facendo attività fisica, sempre con persone volontarie, per insegnanti di educazione fisica in pensione e quant'altro, e anche per attività di altro tipo, però di tipo sociale, come gite e quant'altro. Questa attività è durata per una decina di anni e poi si è implementata anche con la gestione del centro polifunzionale della comunità di Pulir. In pratica c'è un bar e ci sono delle attività che possono essere fatte all'interno della struttura della comunità di Pulir, che per persone di salute mentale abbastanza precaria. E questa cosa è durata fino a 2 anni fa, poi è stato il comodato gratuito della struttura, sia il bar che gestivano, sia quella che è l'attività di volontariato che veniva fatta all'interno, è stato tolto perché in pratica l'ULS non ha ritenuto opportuno adoperare questa struttura in forma diversa. Poi è partita da 3-4 anni a questa parte, prima con la cooperativa Oriente e poi con Tutti in Campo, è partita questa attività che è molto pregnante, che è quello di un lavoro protetto e delle attività sociali collaterali a questo che è il lavoro protetto. E viene fatto per 5 giorni alla settimana, viene fatto questo lavoro per tutto il periodo dell'anno, rivolto a queste persone con determinati laboratori e quant'altro, e che hanno una valenza molto importante, come dicevo prima. Allora, la definizione lavoro protetto, che cosa vuol dire? Lavoro protetto e guidato. Diciamo che ci sono delle persone qualificate che sono comunque tutte volontarie, che mettono a disposizione il loro tempo libero tutti i giorni della settimana, qualcuna anche tutti i giorni della settimana, per cercare di seguire e stimolare per fare dei lavori che sono lavori anche abbastanza importanti, vedremo dopo quando svilupperemo il tema dei laboratori, e che servono comunque per fare in modo che queste persone si sentano veramente a loro agio e abbiano uno stimolo per venirci fuori da quella che è le loro situazioni familiari o anche Di mentali che hanno di solitudine, solitudine e quant'altro. quindi è diciamo più protetto, assistito. Allora, Protetto, assistito e guidato.
Siccome c'è la definizione problemi psicofisici, Sì. allora, la psiche riesco a capire problemi di carattere mentale, ma fisico, qual è Beh, la conseguenza interrelazione? della psiche ci sono anche problemi fisici perché sia i medicinali che si prendono, sia anche tante cose che possono accadere durante i periodi di questa patologia portano anche delle carenze dal punto di vista fisico, insomma, e quindi è psicofisico. Poi la stragrande maggioranza è un gruppo di persone che vengono comunque dalla caratterizzazione della salute mentale, però ci sono qualcun altro anche degli handicap in senso lato. Il peso in numeri è forte in provincia, c'è cioè la percentuale di persone che hanno disagi È di in continuo aumento, soprattutto sul territorio del Feltrino che conosco bene, ma comunque ci sono dei numeri stratosferici da questo punto di vista che aumentano percentuali del 10%, anche, e i medici sono sempre meno perché tra l'altro c'è una carenza anche dal punto di vista dei psichiatri, sia a livello provinciale ma anche a livello feltrino, e che non si riesce a seguire tutte quelle che sono le situazioni che vengono fuori del settore di questo settore. Insomma, C'è una ecco. relazione tra disagio sociale e disagio mentale? Vanno di pari passo? Beh, in alcune situazioni sicuramente sì. E si sa che è in aumento questo senso di isolamento, di mancanza di rapporti che poi può degenerare. Chiaro, è proprio così, all'inizio si va perché si ha qualche problema di disattattamento o comunque di difficoltà, si va dal psichiatra o dal psicologo e quant'altro ed è lì più delle volte inizia un percorso che magari per tanti anni poi bisogna tenerselo, insomma. Senti, a volte la buona volontà cozza contro quella che è la scienza e quella che è la logica di intervento su delle persone che hanno poi questo tipo di problematiche. Quindi la domanda è: che rapporto c'è con il Centro di Salute Mentale dell'ULSS? È un rapporto di stretta collaborazione, di coordinamento? Sì, di stretta collaborazione e coordinamento. La stragrande maggioranza delle persone che vengono, stragrande maggioranza sono una decina, 12, insomma, delle persone che vengono a frequentare e a lavorare questo lavoro protetto, queste attività che vengono fatte durante il corso dell'anno, sono tutte segnalate dal Centro Salute Mentale e dal SIL, che è il lavoro protetto, l'organizzazione del lavoro protetto che viene fatta all'interno. Diciamo pure che tutte queste cose che viene fatto da tutti in campo dovrebbero essere anche organizzate a livello di diurni dello stesso settore pubblico e da questo punto di vista abbiamo una carenza sia nel Feltrino sia nella provincia di Belluno perché effettivamente c'è una mancanza di organizzazione pubblica. E allora c'è questa collaborazione che c'è instaurata tra quella che è il volontariato, in questo caso di tutti in campo, ma può essere anche quello dell'AISAM e le strutture del Centro di Salute Mentale e anche del SIL per far frequentare a queste attività delle persone che sono segnalate e che vengono anche seguite per vedere come stanno, come vanno avanti le cose e così via, durante il percorso che si è instaurato anche da anni, come in questo caso con tutti in campo. Sempre tenendo conto che è elogiabile sempre la buona volontà, però in questo caso bisogna avere anche una certa professionalità, quindi i volontari non deve essere facile trovarli perché devono essere se non altro preparati, istruiti, a meno che non abbiano già loro una preparazione di partenza. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere delle persone veramente importanti all'interno, sono tutte pensionate perché hanno finito la loro attività, sono sia che seguono sia l'aspetto diciamo così, dell'organizzazione, ma non solo l'aspetto dell'organizzazione, anche proprio di qualità dal punto di vista anche dei laboratori, che sono persone che durante la loro vita lavorativa o comunque professionale hanno fatto determinate attività, quindi sono in grado anche di trasmettere e poi hanno questa sensibilità nel momento in cui ci si mette là per cercare di collaborare, è già insito che ognuno ha questo tipo di caratterizzazione. Anzi, sarebbe da fare un invito anche a volontari, a persone che possono sicuramente dare una mano per venire a cercare di dare anche un cambio e un completamento a quelle che sono queste persone veramente eccezionali, insomma, perché ce ne sono 3-4, insomma, che sono là 5 giorni alla settimana per tutto il corso dell'anno, insomma, è come fare un lavoro, non è una cosa da poco, insomma. Senti, qui vedo che ci sono
coloro che dirigono i vari laboratori e poi c'è una nota, gli volontari esperti. Sì, sì, allora quelli che dirigono partecipano quasi tutti i giorni a quella che è l'attività. Il personale esperto, quando in caso di progettualità, anche di novità come quella ad esempio che è in campo con l'AISAM adesso e quindi anche finanziata dal Centro di Salute, dal Centro del Servizio del Volontariato, in questo caso ci sono delle persone che si mettono a disposizione come esperti e vengono per quel tipo di progetto, proprio anche ad esempio quello che ha in mano adesso che ci farà vedere. Allora, sì, questo è uno dei tanti lavori che possono essere fatti, che sono cose semplici e complicate allo stesso tempo, perché io non so se riuscirei a realizzare questa cosa con questa precisione e perfezione anche il disegno. Questo va sottolineato, un'altra cosa importante, per togliere le persone dall'isolamento bisogna fargli fare qualcosa, ma questo è una logica che riguarda tutti, la inoperatività può essere pericolosa per tutti. Bisogna essere coinvolti. Bisogna essere coinvolti e anche gratificati tutto sommato, perché nel momento in cui si è coinvolti, però dopo alla fine ci sono solo i numeri di quello che viene fuori oppure la qualità di quello che viene fuori, bisogna essere predisposti a guidare questi processi nei confronti di queste persone e noi abbiamo la fortuna di avere trovato qualche persona, hanno bisogno anche di ricambio, a dire la sincera verità, come in questo caso sono due le persone esperte che guidano qua, quello della pittura, del laboratorio di pittura e quello di falegnameria della lavorazione del legno, e quindi non vengono fatte solo queste piccole cose, vengono fatte anche cose di qualità tipo le cornicerie di quadri e vengono fatte anche per persone private, per studi e anche vengono fatti dei piccoli laboratori, dei piccoli mercatini per fare in modo della vendita di queste cose, che è l'unica guadagno che c'è, che è l'unica entrata che c'è. I laboratori sono tutti molto interessanti, c'è il laboratorio di cucito, laboratorio di ferri e uncinetto, di pittura tradizionale o outsider. Outsider significa quelli che proprio sono le prime armi, insomma, però hanno il loro concetto importante, insomma, le prime armi nel senso che non hanno le grandi abilità, però sono importanti perché c'è proprio uno studio anche a livello mondiale sulla pittura outsider, da persone che non hanno delle barriere che magari altre persone hanno. È interessante. E poi c'è anche quello della corniceria, della lavorazione del legno, e questo è fantastico, che è il laboratorio di scrittura creativa e bella calligrafia. Sì, questo, nel mondo dei questo viene fatto e continua in continuazione. E tra l'altro è guidato da una persona molto qualificata, tra l'altro c'è anche un esperto esterno, ma Miriam Bonato e più e Maria Gorza. Brava. E in più anche l'esperto che è venuto, che è insegnante, che ha dato i segnali forti, insomma, di guida a sta roba qua, però partecipano e volentieri anche a queste cose. Una volta alla settimana viene fatto questo laboratorio. Molto interessante, beh, complimenti. E adesso passiamo a quest'altra domanda. Allora, progetti, abbiamo visto che ce ne sono molti, ma più questi sono laboratori, i progetti. Sì, i progetti sono anche conseguenza del lavoro che viene fatto all'interno dei laboratori, ad esempio arte come terapia, che è stato un progetto che si è appena concluso, con una mostra finale e con i mercatini e quant'altro, e con una giornata di presentazione della mostra finale di tutti quei lavori che sono stati eseguiti. Era un progetto che era nel corso e verrà continuato. C'è una novità quest'anno, è una collaborazione che abbiamo stimolata dal Centro Servizio Volontariato, che è l'unico ente che ti dà una piccola risorsa per la progettualità, per l'acquisto di materiali, perché ci sono anche delle spese, perché acquisto di materiali per i macchinari che servono per fare queste attività. Questo progetto viene portato avanti quest'anno insieme all'AISAM, con la collaborazione che è l'associazione italiana di salute mentale, e in pratica sono i familiari dei genitori, i familiari delle persone con salute mentale, che hanno un'organizzazione a livello provinciale. Prima era ce n'erano due, una a Feltrina e una a Bellunese, adesso è solo a livello provinciale, e stimolati dal Centro Servizio Volontariato c'è stato fatto questo progetto di comune accordo. Allora, le attività vengono fatte nelle loro sedi, però ci sono dei momenti
momenti di comunità assieme, ad esempio nel Gabbiano, dove vengono fatti quei lavoratori di espressività di costumi, oppure nelle attività che vengono fatte dal Gabbiano dell'AISAM, alla quale partecipano anche i ragazzi, le persone, li chiamo ragazzi anche se sono persone da 30 a 50 anni, comunque di tutti in campo, partecipano a quelle che sono le esibizioni di tutti in campo. L'aspirazione è anche che vengano all'interno, arrivino all'interno del Gabbiano anche delle persone che partecipano all'attività di tutti in campo. Non è facile perché sono luoghi abbastanza distanti e quant'altro. E poi ci sono anche altre attività che sono conseguenti di questa progettualità di messa assieme, che è leggermente diversa rispetto a quella prima. In pratica qua l'obiettivo è quello di andare dove ci sono aziende, meglio cooperative, associazioni che fanno la stessa cosa, che fanno attività per realizzare dei lavoretti e cose di questa natura che sono là indicati, tipo il corso di fotografia, tipo il corso di computer, tipo il corso di altre cose che sono rilegatura state, di testi, brava. Recupero, qua fabbricazione. Qua c'è la disponibilità di cooperative, sì, che operano nel territorio bellunese, feltrino bellunese, di ospitare per 2-3 lezioni le persone che sono all'interno di laboratori di tutti in campo. Allora quindi c'è da organizzare la trasferta, di portarli là, di farli seguire, quindi un ulteriore passo invece che farlo all'interno delle proprie mura, farlo anche nel mondo, e questo è un altro obiettivo forte del progetto di collaborazione che è stato finanziato, che ringraziamo anche dal Centro Servizi Volontariato, che serve comunque solo ad acquistare quelle che sono un po' le attrezzature necessarie per portare avanti questa progettualità. Senti, questo impegno che voi richiedete a queste persone ha risolto qualche problematica oppure la malattia mentale rimane cronica? La malattia mentale il più delle volte rimane cronica, però ci sono delle persone che nel momento in cui sono arrivate là, che erano in disagio e quant'altro, erano fuori dalle attività, dall'acusia di quella che è la salute mentale, però sono venute là e hanno trovato una dimensione veramente eccezionale, altre persone di identiai e quant'altro, e si trovano veramente a loro agio e si spera che continuino, però ci possono essere dei momenti ancora di caduta, però questo sicuramente serve a tirarsi fuori dalla caduta, ma anche da continuare quella che è una vita di relazione e quant'altro. Allora, senti, io penso di interpretare correttamente. Le persone che incontrano delle altre persone che gli danno una mano, alla fine si affezionano, diventano dei punti di riferimento. Quindi mi pare che voi come volontari avete questo problema in più, diventa poi un impegno anche vostro di esserci sempre. Questo nella sì. Continuità. Ecco, allora su questo vorrei fare un auspicio, questo per il settore pubblico della nostra USP provinciale adesso, in pratica. Ecco, questo tipo di attività, loro sanno perché effettivamente collaborano e quant'altro, però secondo me è necessaria una continuità. Continuità cosa significa continuità? Noi abbiamo dei volontari che partecipano attivamente, che vengono magari 5 giorni alla settimana per tutto l'anno per fare queste cose. Nel momento in cui una mattina magari hanno, non so, la febbre, però devono venire lo stesso. E è un volontario. Allora, secondo me, devono capire il settore dell'USP deve capire questa cosa, perché è una cosa importantissima e dovrebbe, in teoria, in alcune situazioni viene organizzata direttamente anche dalla stessa organizzazione, con costi dalla stessa ULS, dalle stesse ULS, con costi notevolissimi, perché ci vorrebbero, per fare questa attività ci vorrebbero come 5, 6, 7, 8 dipendenti pubblici per portarla avanti in forma pubblica. Però una convenzione nella quale vengono date alcune risorse per avere almeno una persona che può essere un educatore, un mezzo psicologo o quant'altro, per cercare di dare comunque garanzia anche questi poveri diciamo volontari che poveri, non, poveri nel senso che, cioè, impegnati. Che impegnati anche troppo, insomma, che vanno a fare questo tipo di attività tutto l'anno, di avere almeno il pensiero che quella mattina, se stanno male, magari possono anche stare a casa, che c'è comunque la garanzia che c'è la persona pagata che viene dalla struttura, pagata non tanto dall'USP ma sotto forma di contributo e organizzata da tutti in campo, insomma. Ecco, questo secondo me è una cosa. Perché ci renderemo conto solo nel momento in cui mancano questi servizi, cosa significa per l'USP.
perché l'URSS è molto contenta che vengano fatte queste cose, perché vengono fatte le convenzioni per ogni singolo utente e quant'altro, però è chiaro che bisognerebbe che venisse fatto un passaggio in più, che venisse capito le difficoltà che ci sono comunque dal volontariato continuativo. Va bene, allora abbiamo parlato anche di questa associazione Tutti in Campo, che si occupa delle persone che hanno dei disagi psicofisici. Abbiamo avuto il piacere di trovare ancora in studio Loris Scopella, con le faccio i migliori auguri davvero con tanta simpatia da sempre, che è il referente di questa associazione. Grazie Loris. Ringrazio e rimbatto altrettanto verso Cecchella, che effettivamente siamo amici e continuiamo ad esserlo anche, cioè, Massimo, da alcuni anni e abbiamo diradato l'impegno. L'hai sempre avuta. Grazie a voi per averci seguito, buona serata. Buona serata a tutti.